La vicenda di Enzo Tortora sul fronte della giustizia italiana probabilmente non ha insegnato molto. E il caso Tortora è approdato alla borsa merci di Arezzo con la voce dei protagonisti che ne condivisero la vicenda. A parlare di giustizia si sono avvicendati Vittorio Feltri, giornalista e scrittore, Beniamino Migliucci, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, e soprattutto Francesca Scoppelletti, quella che fu la compagna di Enzo Tortora, presidente internazionale per la giustizia dell'omonima fondazione. Sono passati tanti anni dal caso Enzo Tortora, purtroppo 33 anni. Non abbiamo imparato nulla. No. No, questa è l'amarezza più grande che io ho, che una storia brutta come questa del caso Tortora, diventata bella grazie al comportamento di Tortora e al fatto che lui da fatto personale l'abbia fatta diventare una battaglia per la giustizia giusta, non abbia insegnato niente a nessuno. Per cui ancora adesso si parla di riforme, nei convegni siamo tutti bravi a promettere chissà quali soluzioni salvifiche, però poi l'errore giudiziario è sempre possibile, l'errore come Tortora, come il caso Tortora, e può capitare a chiunque, le cronache giudiziarie sono piene di gente che rimane in galera 8-10 anni senza aver commesso nulla, e questa è una grande amarezza, perché io avrei voluto che si onorasse il sacrificio di Enzo proprio con una riforma capace di portare il suo nome, ma soprattutto di rappresentare la sua storia, per dire perché non succeda mai più. Oggi quando vede, che ne so, solo indagati, manette, addirittura sì, come il caso Bossetti, per esempio, processi che invece che 3 sono 6, 7, che cosa pensa? Io ormai, guardi, davanti ai casi giudiziari, primo non sopporto che se ne parli in televisione in maniera impropria, dove tutti diventano avvocati e giudici senza averne le competenze, ma proprio le minime competenze. E poi credo che ci sia da parte dell'opinione pubblica una sfiducia, quasi una rassegnazione rispetto agli eventi della giustizia, per cui siamo rassegnati a quello che accade, no? Allora, vedo un caso giudiziario, dico sarà colpevole, boh, sarà innocente, boh, però non inneggio all'operato della magistratura, e questo è terribile, e non colpevolizzo l'indagato, quindi c'è, come dire, un atteggiamento di tacita rassegnazione. Per un paese liberale, per una democrazia moderna, per un paese che vuole essere moderno, non è un sano atteggiamento. Parlare di ieri significa riportarci ad oggi, i processi spettacolo, o meglio la spettacolarizzazione dei processi, l'esibizione di indagati per i quali non vale la presunzione di innocenza, ancora ritratti in manette, l'idea che le indagini possano trovare il consenso dell'opinione pubblica divulgando magari atti che non si devono conoscere, l'idea di un processo virtuale fatto nei talk show televisivi, il che non corrisponde a un'informazione che invece è giusta e corretta, e un'informazione sul processo, ma è una spettacolarizzazione delle indagini che spesso conduce a un condizionamento dell'opinione pubblica che si fa un'idea radicata e poi è difficile dismetterla. Ecco, sono passati tanti anni, ma le cose non sono cambiate, e se si vuole si sono peggiorate, e sono peggiorate anche perché evidentemente non c'è la consapevolezza che le cose dovrebbero cambiare in meglio. Ad esempio, da questa parte c'è il caso, no, di padre Graziano, che gli è stata concessa la misura alternativa al carcere col braccialetto elettronico, però ancora in carcere perché non c'è il braccialetto elettronico. Sì, questa è un'altra delle contraddizioni evidenti del nostro paese. Noi come penalisti, l'Unione delle Camere Penali ha sottolineato, e più di una volta, questo che è un vero e proprio scandalo. Viene prevista una misura dalla legge e poi lo Stato non appresta i mezzi per poter fare in modo che questa misura, che è diversa dal carcere, possa essere applicata. Ora, vi è anche da dire che per fortuna la Cassazione ultimamente è intervenuta dicendo che nel caso in cui un giudice abbia ritenuto che il carcere non è necessario e abbia disposto il braccialetto, se il braccialetto non c'è non ne può fare le spese la persona che dovrebbe rimanere, dico io, addirittura sequestrata in carcere. Però è un segno dei tempi, insieme al fatto che questi braccialetti costano tanto,
che ci sono stati fatti anche dei contratti molto onerosi per lo Stato, hanno dei costi sui quali bisognerebbe anche verificare la congruenza. Io credo che anche questo sia uno degli aspetti che deve essere posto in evidenza. Il carcere dovrebbe essere l'estrema ratio, bisognerebbe capire che soprattutto in attesa del processo è necessario assicurare alle persone la condizione della libertà, quando proprio non sia strettamente necessario per salvaguardare delle specifiche e peculiari esigenze. Noi abbiamo l'abitudine di criticare la magistratura, facciamo di ogni erba un fascio e ci dimentichiamo che le responsabilità in realtà sono del legislatore, che non fa niente, che non ha mai modificato niente, non ha mai riformato né la giustizia né altro, non è che sia rimasta immobile il Parlamento soltanto nei confronti della giustizia, dei magistrati, è rimasto immobile su tutto, tant'è che noi abbiamo ancora i reati di opinione. C'è un nostro politico, che non è che sia particolarmente simpatico, che è Storace, che rischia di andare in galera perché ha ricordato a Napolitano chi è Napolitano. Ecco, questo fa capire che purtroppo che se ci sono delle leggi sbagliate, antiquate, vecchie, i giornalisti ancora rischiano la galera, teoricamente, ma a volte anche in pratica. Ce la prendiamo con la severità dei giudici o gli eccessi dei giudici e invece dovremmo prendercela con l'ignavia del potere politico, che non ha fatto niente. Noi siamo ancora qui con delle leggi antiquate. Nessuno è vergine, nessuno è innocente, neanche i magistrati. Se però i magistrati applicano pedestremente la legge, non si può dare la colpa ai giudici, ma a chi non aggiorna le leggi che poi i giudici sono chiamati ad applicare. A me questo sembra un concetto trasparente, poi magari mi sbaglierò. Ecco, c'è anche molto giustizialismo, soprattutto in televisione, non sui casi di cronaca nera. Sì, ma il giustizialismo nasce proprio dal popolo, tant'è che la frase più ricorrente è quello lì, prima ancora che si siano stati fatti degli accertamenti, delle indagini, dei processi, dicono ma buttatelo in galera e buttate via la chiave. Questa è la frase che dimostra il malanimo anche dei cittadini. Il resto è coerente. Anche, non so, negli ultimi casi di cronaca nera, che non interessano, diciamo così, i vertici né dello Stato né della politica, ma interessano i cittadini, abbiamo visto condannare della gente senza prove. No, quello che è accaduto a Perugia è ancora. Quindi insomma, non lo so, io sono convinto che bisognerebbe riformare la giustizia, ma non per andare contro i magistrati, per antipatia o che, ma per dare agli italiani qualche certezza in più. Qui rischiamo tutti di finire in galera senza neanche sapere perché. A me questo non piace, non so a voi. L'ultima cosa, visto che siamo ad Arezzo, che idea si è fatto di questa vicenda delle banche, boschi, eccetera? Ma insomma, io non mi sono mai fidato delle banche, per cui non ho mai investito quattrini in operazioni di speculazioni. Credo che i soli soldi nostri sono quelli che spendiamo, quelli sono nostri. Quelli che depositiamo in banca sono in balia delle banche oppure del fisco. Io dico a tutti spendete, spandete quello che c'è, poco, tanto che sia, inutile tenerlo perché qualcuno te lo frega sempre. E le banche, secondo me, hanno imbrogliato, hanno truffato, sfruttando la fiducia dei clienti, ma i clienti, ingolositi da interessi più elevati e quindi nell'intento di speculare, hanno accettato le proposte truffaldine
E questo dimostra che le banche sono diciamo, governate da furfanti, ma noi siamo tutti ignoranti che non riusciamo a distinguere l'investimento dal risparmio. Io i soldi me li guadagno col lavoro. Poi ho qualche preoccupazione per conservarli, perché se finisco in mano a questi bancari o banchieri, come li vogliono chiamare, rischiamo di rimanere, non so se si può dire in televisione, ma col culo per terra.